Laura San Vito abita nella zona del parco Eunice Kennedy, il nuovo, diciamo, campo sportivo realizzato un paio di anni fa dal comune con i fondi del PNRR. Lei, come tanti residenti, però si lamentano di una posizione un po', diciamo, sfortunata del campo, del centro sportivo. In questo momento stanno arrivando, per esempio, i primi giovanissimi che giocano sul campo e per voi ha un impatto sia visivo che acustico, giusto? Sì, assolutamente. Io vivo qui da 20 anni e quando ho acquistato casa mia, qui sotto c'era il parcheggio, penso fosse del Bertacchi, con numerosi alberi, quindi noi dai nostri balconi vedevamo del verde. 2 anni fa più o meno, quando sono iniziati i lavori, abbiamo scoperto che sarebbe stato costruito un parco comunale. Inizialmente adibito a uso scolastico e poi cambiato, insomma, uso se si può definire promiscuo. Quando vedemmo le ruspe, chiedemmo subito un incontro con il comune, vennero i tecnici del comune che ci spiegarono che comunque nulla poteva essere discusso né cambiato. Peccato perché comunque il nostro atteggiamento era interlocutorio, cioè volevamo chiedere se magari si poteva diciamo tenere un minimo di distanza maggiore rispetto alla nostra proprietà, di modo da diminuire l'impatto che è sia visivo che di rumore, perché adesso non si può vedere perché ci sono dei ragazzi che giocano, però la distanza dai nostri balconi al primo campo di pallone è veramente ridottissima, quindi rumori, pallonate e anche l'impatto visivo comunque di avere una macchia blu sotto le nostre finestre. Di conseguenza avete raccolto diverse, diciamo, esperienze dei condomini. Per esempio, a qualcuno il valore della casa è crollato, qualcuno sta provando addirittura a venderla perché a sua detta non è più possibile stare in una condizione del genere. Insomma, ci sono diverse esperienze. L'obiettivo della mia chiacchierata di oggi è proprio questo, cioè far capire che comunque ci sono tante storie, c'è anche un altro lato della medaglia. È ovvio che è importante che i ragazzi abbiano un posto dove giocare, però c'è modo di realizzare questo luogo. Nel momento in cui viene realizzato in una zona altamente residenziale, bisognerebbe anche considerare che c'è della gente che ci abita, che magari desidera un pochino di privacy e soprattutto desidera poter non sentire troppi rumori, eccetera. Le storie che abbiamo raccolto sono numerose, da una persona che ha dovuto cambiare turni di lavoro perché lavorava di notte ma di giorno non riusciva più a riposare, due persone anziane che hanno dovuto traslocare e mettere in affitto la loro casa perché non riuscivano più a stare, un'altra persona che ha messo in vendita il suo appartamento ma in questo momento non è assolutamente in grado di venderlo perché chi viene vede l'appartamento, sono tutti molto belli, però al momento in cui si affaccia al balcone, questo appartamento è affacciato solo sul dietro. La domanda crolla e quindi anche il valore delle proprietà ha subito un forte impatto. Il campo è stato fatto ed è un luogo di ritrovo per tanti ragazzi. A questo punto cosa proponete? Allora, io non posso parlare per il condominio in questo momento, però quello che posso dire è che noi stiamo attendendo un'assemblea condominiale che sarà veramente a breve, in cui prenderemo una posizione comune. Molto probabilmente andremo a richiedere varie cose, tra cui gli orari, ma anche una limitazione dei rumori con o delle barriere fonoassorbenti o del verde che possa attutire perlomeno l'impatto. Una decisione che verrà presa comunque a livello condominiale. Ultimo, ma non ultimo per importanza, tutt'altro, in questi mesi si sono verificati numerose volte degli episodi di ritrovamenti di cocci di vetro sul campo da gioco. Pericolosissimo per chi gioca perché può ferirsi veramente in modo anche molto grave. Voi chiaramente siete estranei a questi fatti. Ma sì, assolutamente. Tra l'altro siamo molto infastiditi da quello che è successo perché questi episodi hanno danneggiato anche noi perché comunque siamo passati per il condominio che voleva far del male ai bambini, ma siamo famiglie, siamo genitori noi stessi. Alla fine noi siamo sempre molto pacati. Le